what I believe is. Uh-huh. 808 needs a remix. Oh, babe, is it true that your girl don't do the things I do? I am missing this love that I used to give to you. Uh-huh. Had you coming in the front door, leaving out the back at night. Yeah. Oh, babe. Do you stay up all night thinking how I did you right? I am missing all the ways I used to keep it tight. Uh-huh. I'm the only one who knows all the freaky things you like. Yeah. Oh, baby, oh, baby. She ain't got the green like I do. No, she don't. Way. No, she don't. Bentornati amici di Pianeta Giovani. Queste immagini arrivano da Montecampione, dove venerdì 1 maggio si è svolta la 7ª edizione della Alpiaz Bike Montecampione e la 2ª Xtreme Bike, organizzazione a cura del Team Xtreme Bike, che con la collaborazione di Pianeta Giovani ha allestito una competizione perfetta che ha attirato circa 300 atleti. Non dilunghiamoci troppo nella presentazione della gara e passiamo il microfono a Fabio per le interviste. I flirt with the idea of quitting the game. Nah, I'm an evolve, continue to change and take brains, balls and backbone to get it. Amici sportivi, mi trovo accanto a Luca Fettolini, organizzatore e patron di questa manifestazione della 2ª Xtreme Bike qui a Montecampione. Un viso rilassato, il suo, perché è stata un grande successo, una bella iniziativa che ha coinvolto parecchie persone, ma vogliamo sentire da lui le impressioni di questa gara che lo ha tenuto insieme a tanti collaboratori impegnato in queste ultime settimane. Sì, infatti lo stress sta scappando, adesso sale l'adrenalina perché la competizione è andata bene, siamo stati baciati anche dal sole, abbiamo avuto 320 iscritti e di conseguenza penso di aver superato ogni nostra aspettativa. E sicuramente sarà stato anche il fatto che la nostra gara è stata messa nel circuito del Brescia Cup e di conseguenza a un buon livello, come qualità a livello provinciale era alto. C'è un sito internet su cui le persone possono rivolgersi e anche chiedere informazioni del vostro gruppo? Sì, il nostro sito è www.teamextremebike.it e lì trovate tutte le informazioni del caso. Ecco, io qui volevo innanzitutto ringraziare tutte le persone che ci hanno dato una mano, la protezione civile di Biancamune e di Artonia, avevamo circa 35-40 persone sul percorso, e tutte le associazioni commercianti di Montecampione, il comune di Artonia, il comune di Biancamune e tutte le persone che ci hanno dato una mano, che veramente sono state tantissime, come dicevi tu prima. Un ringraziamento soprattutto agli atleti che sono stati numerosi, spero che il percorso sia stato bello e non molto difficile. Io ho provato la discesa, perché io sono un discesista, a me piace tantissimo, ci sono gli appoggi giusti e sicuramente chi sa scendere lì può dare parecchi secondi di stacco. Stack with the wealth that you can't take with you. Long range missile. If we got issues, I'ma squeeze the shit. Nobody gon' miss you. I'ma keep swinging till the medics come get you. I'm busy, stay off my line. You can't get through. Peep the design from the mastermind. Yo, Trey, bring that shit back one more time. We back online. We came to ride. We deal. We act. We multiply. We stay on the grind until we die. Mi è capitato raramente di trovarmi in mezzo a due grandi campioni, sono i due leader di questa gara. Iniziamo dal vincitore assoluto, Zaglio Manfredi Carlo, ancora una volta in cetta su questo trofeo, su questa corsa. Quindi cosa possiamo dire in merito a questa tua performance straordinaria? Ah beh, innanzitutto un plauso all'organizzazione, perché il percorso era veramente di quelli tosti e poi nonostante le piogge copiose di questi giorni ha tenuto benissimo. Della mia prestazione diciamo che avevo vinto l'anno scorso, è un percorso che mi si addice, volevo confermare la leadership, diciamo che ho trovato sulla mia strada
squadra un valoroso avversario in Alessio Bongioni, che quest'anno non mollava un metro, anzi ce la saremmo forse giocata in volata, ma lui ha avuto le nuove meccaniche e sono stato avvantaggiato io e ho vinto, diciamo, abbastanza tranquillamente. Felice? Ah beh, sicuramente quando si vince si è sempre felici. E a chi la dedichiamo oggi questa vittoria? Beh, la vittoria la dedico a me e tutti i sacrifici che faccio durante la settimana per allenarmi. Bravo, complimenti, hai pienamente ragione. E hai sentito, Alessio, come ti ha chiamato Zaglio Manfredi Carlo? Ti ha chiamato valoroso, anche tu sei abituato a questi piazzamenti ormai. Sì, diciamo che anche oggi la gara è stata tirata da subito. Sia Carlo che il mio compagno di squadra Codenotti abbiamo cercato di rendere il ritmo alto, poi nel secondo giro purtroppo ho avuto dei problemi meccanici, comunque al di là di questo fa parte del gioco e prendiamola così. Bene, cosa puoi dire agli organizzatori in merito a questa corsa? Un tuo suggerimento? Ma l'unica roba, secondo me, allungherei un po' la gara. Ma dopo del resto non c'è niente da dire, una gara perfetta. Avete sentito, non sono mai stanchi di correre, complimenti davvero, valorosi nel vero senso della parola. Grazie Alessio. Ha ben figurato in questa giornata anche Omar Codenotti di Ome, che è qui insieme alla piccolissima Matilde, un anno, che bella soddisfazione oggi stringere tra le braccia la propria figliola e aver conseguito un risultato così importante. Super soddisfazione, sono molto contento, sono contentissimo anche perché è pochi anni che corro in mountain bike e già fare questi risultati per me è un sogno, sono contento e non so cos'altro dire. È la prima volta che sperimenti questo percorso? Sì, questa gara è la prima volta che la faccio, anche perché è 4 anni solo che corro e dunque questa gara non l'avevo mai fatta, però a me che piacciono i percorsi tecnici, sia le discese che le salite tecniche, è perfetto per me. Il risultato è venuto e sono molto contento. Cosa augureresti a questa bella creatura qua davanti che mi guarda con questi occhi stupendi azzurri? Spero che il nostro Lorenzo faccia un primissimo piano. Tutto il bene del mondo, che già gliene voglio tantissimo e che vada tutto bene sia per me che per la mia famiglia, in dubbio. Salutiamo anche la mamma a questo punto. Irene, e dedico questo terzo posto a lei e per tutto quello che mi sopporta. Bene, viva Ome e viva Omar Codenotti. Ciao a tutti. One in a million, to succeed in this rap shit, coming to illin', like I did, lay the groundwork with 5 hits, remember when I told y'all first we got, shipped a half a mil, niggas freaked out, love yourself, put no one above thee, cause ain't nobody gon' fuck me like me, it's on. Sempre qui dinanzi al logo della Brescia Cup per questa seconda Extreme Bike qui a Montecampione mi trovo con il sindaco di Artogne, la signora Maddalena Lorenzetti, un sindaco donna, io apprezzo i sindaci al femminile perché secondo me hanno una sensibilità maggiore. Signora, cosa possiamo dire di questa manifestazione? Non so se lei l'ha seguita da vicino con gli organizzatori, in primis naturalmente, ma anche lei, vedere così tante persone questa mattina qui sopra che hanno davvero corso proprio nel rispetto delle regole, ma anche ammirando un panorama stupendo. Sì, credo che dal punto di vista del paesaggio Montecampione abbia molto da offrire. E per quanto riguarda la manifestazione, la competizione che si è svolta qui questa mattina, me l'hanno raccontata e mi hanno anche detto che è una gara abbastanza dura, abbastanza che richiede forze e capacità importanti. Sono contenta di aver comunque sponsorizzato e finanziato nel limite del possibile questa manifestazione. Ritengo che un'amministrazione comunale debba provare a sforzarsi per trovare le risorse per tutte quelle attività sportive, soprattutto quando rivolte a giovani, ad adolescenti, proprio per impegnarli in sane attività, togliendoli da quello che è la noia del non so cosa fare.
Quindi una collaborazione, possiamo già anticiparlo, che proseguirà, una complicità anche nel futuro. Sì, sicuramente sì, abbiamo poi all'interno del nostro comune il nostro tecnico comunale che è un appassionato di biciclette e che ha spinto, ecco, anche l'amministrazione ad impegnarsi in questo senso. Sì, credo di poter garantire, proprio anche per l'utilità non solo sportiva ma anche sociale che lo sport in genere determina sulle generazioni, soprattutto quelle giovani. Bene, con la felicità degli organizzatori, un plauso quindi anche all'amministrazione comunale capitanata da questa signora, che quindi legherà il nome del comune di Artogne anche nelle prossime edizioni. Grazie sindaco. Grazie a tutti voi. God bless the cat to think I'm a liar. Pick up a paper, nigga, read my priors. Just retired, screaming from the peanut gallery. Not to my salaries like the real Mike Lowry. I kill shit till I catch Will Smith. Then I'm running Spielberg down. Everything I say, I do. You can feel my words now. I'll read about them later, nigga. You don't even know me and you mad. How I feel it. Ed ora, caro pubblico, ho il piacere di intervistare il consigliere, uno dei consiglieri di amministrazione del consorzio di Monte Campione, il signor Paolo Birnbaum, che ha dato una grossa mano, un grosso contributo per gli organizzatori di questa gara. Vediamo di tracciare un po' le linee guida del vostro lavoro e ovviamente il plauso di aver collaborato con gli organizzatori. Il Consorzio di Monte Campione è un'associazione non riconosciuta che gestisce il territorio di Monte Campione con un consiglio di amministrazione composto da una rappresentanza dei proprietari degli immobili, dalla società Alpiaz che ha costruito questo splendido villaggio e dai comuni, dei due comuni di Fondovalle che hanno responsabilità sul territorio, che sono Piancamone e Artogne. Abbiamo un bilancio di circa 1 milione di euro e una parte di questo bilancio è destinato alle attività di promozione sul territorio. Questa manifestazione si inserisce in questo contesto e però siamo molto contenti di questa manifestazione, ha portato tantissima gente, onestamente non mi aspettavo che ci fossero così tanti iscritti e speriamo che tutti con noi possano godere del territorio. Leggiamo le classifiche partendo dalla categoria donne. Dal primo al quinto posto troviamo Dusina Cristina, Zanasca Stefania, Poetini Daniela, De Lorenzi Maria Raffaella e Ebranati Mara. Per gli junior troviamo Tosi Andrea, Maschi Simone, Bressanelli Michele, Manenti Michele e Doca Michele. Passiamo ai Master Sport 1. Nell'ordine abbiamo Zontini Mattia, Marocchini Luca, Porco Nicola, Bazzani Nicola e Ramirez Alberto. Nella categoria Master Sport 2 vince Scotti Alessandro davanti a Marchiondo Francesco, Gnani Enzo, Girardi Daniele e Mariotti Luca. Nei Master 1 vittoria di Bongioni Alessio davanti a Codenotti Omar, Lazzari Stefano, Montana Roberto e Zambelli Mauro. Master 2 Lombardi Davide precede Leali Massimiliano, Tellaroli Lorenzo, Cavagnini Mirko e Corsetti Nicola. Nei Master 3 troviamo anche il vincitore assoluto, Zaglio Manfredi Carlo, che precede Trenti Alessandro, Maserdotti Fabio, Rumi Guido e Lavi Fabio. Passiamo ai Master 4 con nell'ordine Bettineschi Natale, Chiarini Giorgio, Zanardelli Enrico, Quadri Mario e Olivari Alessandro. Nei Master 5 vince Viviani Roberto, che precede Arici Leonardo, Stefana Tiziano, Gnatta Bruno e Paganelli Giovanni. Passiamo all'ultima classifica, Master 6, 7, 8. Nell'ordine troviamo Saccomandi Maurizio, Porco Carlo, Pasinetti Pier Giacomo, Bianchi Alfredo e Tolla Gianni. Is there something on your mind?